Bianchi, ringrazio anche il Presidente Viganotti e ho apprezzato i vostri interventi introduttivi e la legittima soddisfazione per questa sentenza che è molto importante. Innanzitutto vi porgo i saluti dell'intera famiglia forense romana, siamo oramai 26.500 circa, quindi siamo ulteriormente cresciuti negli ultimi anni. E poi, lasciando all'amico Gianluigi Malandrino il commento sul testo specifico della sentenza, ritengo invece opportuno condividere un paio di riflessioni con gli amici che sono collegati. La prima è quella relativa alla necessità e all'opportunità di utilizzare appieno le garanzie partecipative che il nostro ordinamento riconosce anche ai cosiddetti corpi intermedi, quindi non solo gli ordini, ma anche i sindacati, le rappresentanze delle categorie. Io credo che questa sentenza esalti massimamente il ruolo del sindacato nazionale nella misura in cui addirittura determina l'annullamento dei due articoli del regolamento 40-2018, così come modificato dal provvedimento dell'IVASS di agosto 2020, proprio per devizi relativi alla mancata partecipazione o comunque al mancato riconoscimento delle garanzie partecipative previste. Questo rende importante, quindi determinante, direi, la partecipazione, rende anche importante partecipare in maniera costruttiva, tecnica, quindi formulando osservazioni giuridicamente corrette, che poi sono il viatico migliore per anche nell'ipotesi in cui non vengono accolte, per poi poter fare con successo un'impugnativa giurisdizionale. Quindi bene l'esaltazione della partecipazione procedimentale nel vostro caso nei confronti di IVASS, benissimo anzi la necessità di adeguarsi da parte di IVASS alle prescrizioni partecipative imposte dalla legge sul procedimento, sul codice delle assicurazioni, e male invece per l'ipotesi in cui queste garanzie non vengono rispettate e quindi c'è un deficit partecipativo che in ultima analisi può portare, come è avvenuto in questo caso, anche all'annullamento in sede giurisdizionale. L'altro elemento che volevo evidenziare è quello oltre a quello della partecipazione, è quello della semplificazione. In Italia non c'è un provvedimento legislativo regolamentare negli ultimi 10 anni che non parla di semplificazione e di ottimizzazione, eccetera. Quindi, però poi in pratica si fa spesso esattamente l'opposto, cioè si tende a burocratizzare anziché a snellire e a complicare la vita per i privati. Questo è vero al punto che qualche tempo fa il governo fece una norma, addirittura con un decreto legge, che prevedeva una cosa abbastanza banale in tutti gli altri ordinamenti, soprattutto in quelli anglosassoni, e cioè il principio che tutto ciò che non era vietato era consentito. Ecco, per affermare questa banalità, in Italia si è avvertita l'esigenza di tradurla in una norma specifica e forse è stato anche opportuno farlo proprio per dare un segnale anche politico nell'ottica della semplificazione. Da questo punto di vista, nel vostro caso concreto, bisogna stare con gli occhi aperti. Perché? Perché il passaggio da ISVAP ad IVASS e diciamo, la vicinanza di IVASS in qualche modo alla Banca d'Italia può indurre, come forse è avvenuto per la terza norma, l'articolo 58 del regolamento che sarà annullata, che noi abbiamo contestato e che sarà annullata dal TAR, può condurre, dicevo, a assumere delle discipline che magari hanno un senso in ambito bancario o in ambito societario anche all'ambito assicurativo. E noi sappiamo benissimo che così non è. L'esempio plastico della dichiarazione di coerenza è abbastanza evidente. Ora, nel mondo bancario, quando si propongono investimenti, è ovvio che questi investimenti
debbono essere coerenti, ci sono dei parametri da rispettare in ambito finanziario, eccetera. Ma se io sto proponendo o sto vendendo una polizza di responsabilità civile auto, che senso ha dire che quel prodotto è coerente con l'esigenza del soggetto di assicurarsi dalla responsabilità civile? È una produzione documentale inutile, no? È ovvio, quello che vende una polizza auto, è ovvio che sia coerente, no? Poco rileva il fatto se quel soggetto è politicamente esposto oppure se il soggetto che si assicura è anziano o giovane, se ha un reddito più alto o più basso, o se ha aspettative di vita maggiori più lunghe, beato lui, o meno lunghe. Questo può rilevare eventualmente ai fini alcuni di questi elementi ai fini della determinazione del premio, ma non certo rispetto alla coerenza del prodotto, che ovviamente non può che essere, nel caso ad esempio che ho fatto per banalizzare, una polizza assicurativa di responsabilità civile auto. Quindi da questo punto di vista bisogna stare attenti, perché credo che anche per il futuro, facendo i dovuti scongiuri, però potrebbero esserci dei tentativi, forse anche involontari, di uniformare le discipline, di estendere alcuni procedimenti, alcuni meccanismi che hanno effettivamente senso nel mondo bancario anche to court, senza diciamo magari un'opportuna e adeguata ponderazione anche al mondo assicurativo. E da questo punto di vista credo che l'attività del sindacato sia essenziale, perché dovrà fare, oltre che diciamo da pungolo nella fase procedimentale, anche da diciamo fare in qualche modo fronte per evitare che tutto ciò avvenga, e nei casi peggiori in cui non si riesce a intervenire in sede procedimentale, agire in sede giudiziale tempestivamente nei termini di decadenza, per cercare di ottenere pronunce come queste che annullano adempimenti inutili, limitativi della concorrenza e comunque certamente non utili né agli operatori del settore né tantomeno ai destinatari finali dei prodotti, ma forse utili eventualmente soltanto agli interessi di qualche compagnia assicurativa. Ecco, da questo punto di vista sono stato onorato di far parte del collegio difensivo, quindi ringrazio il collega Gianluigi Marandrino che mi ha offerto questa possibilità, e vi rinnovo la disponibilità, oltre ai saluti davvero di cuore da parte della famiglia forense romana. Grazie e buon lavoro. SNA, 100 anni di storia insieme.